Buonasera cari amici di Focus, il mistero della vita, ben arrivati in SOS per chi resta. Ecco che sta arrivando anche la nostra Daniela Muggia. Ben arrivata Daniela. Grazie, buonasera a tutti, Allora, bentornati, ormai è un appuntamento è vero, il nostro appuntamento mensile, mensile, è ecco. diventato quasi come dire, una cosa sicura, non nella data precisa, ma Sì, almeno nel diciamo che mondo. una volta al mese ci ritroviamo qui Eh sì. a riparlare di questa bella iniziativa che abbiamo creato, inventato, insomma, quest'estate, che abbiamo visto che continua ad andare avanti. SOS per chi resta ha molto, molto successo. Abbiamo tante persone che quindi chiedono aiuto e si è creata una bella chat e devo dire che questo Poi progetto. anche una chat dentro la chat Un'altra per... chat dentro la chat, quindi insomma siamo riusciti a fare una cosa molto bella. Io come Focus, anche a nome di Enrico Valentini, siamo, insomma, siamo tutti contenti di fare questo servizio e insieme a te Daniela, soprattutto è molto bella questa sodalizio che è nato, questo accordo, questa collaborazione che si è creata, cioè proprio. Volontari di Tonglen che collaborano fin qui nelle chat, nelle chat dentro le chat, diciamo così, E poi l'università anche. poi con l'università e questa sera, per esempio, il mio essere qui è legato alla collaborazione con l'università in Cordescenzia, che mi manda qua. Ecco, io sono felice di essere mandata qui da voi. Ma sai che davvero, cioè, per noi di Focus, sapere che comunque, soprattutto un gruppo come il nostro, che ha delle finalità, no? Molto proprio con un focus, come il nome della nostra pagina, su quelle che sono le fatiche, le difficoltà, no? Dell'essere umano nell'incontro con quelli che possono essere gli aspetti del mondo immateriale, dell'incontro con le realtà del mondo immateriale, con questa frazione che esiste, no? Tra il mondo reale e il mondo immateriale, che ci pone poi questa domanda nel momento in cui la vita chiama tutti Cercato di quanti. guardare la luce mentre ti ascolto, ma mi sembra un Sì, po' complicato. Vediamo. stai bene Va così, bene così, ok. va benissimo. Quindi dicevo, per noi il fatto di svolgere questo servizio come focus, in generale, comunque come programmazione, quindi proprio su queste tematiche, no? Del mistero della vita, dell'incontro con quella parte misteriosa dell'esistenza dell'uomo su cui c'è tanto ancora da indagare. Quindi le persone che sono iscritte alla chat sono persone che stanno vivendo un'esperienza di fatica dove si confrontano appunto con i distacchi affettivi, con questa realtà del mondo immateriale, con tutti gli interrogativi della mente rispetto a questa realtà. Insomma, sono contenta, stiamo facendo un bel lavoro, Daniela. Quindi grazie a Bene. Ben, grazie in Grazie a Cordegna te di condurre così con tanta puntualità, insomma, e anche questi incontri in mezzo a tutte le altre Lo sai che io ho dato la mia parola di aiuto solo per dare un saluto, fare il punto della situazione, vedere se ci sono problemi o meno, e poi sai che noi abbiamo sempre questo continuo contatto, quindi ci confrontiamo. Quindi io non vorrei portare via del tempo alle persone, intanto vedo che i nostri amici sono già arrivati e quindi do il benvenuto. Vedo che siamo già a un bel numero, ecco. Quindi se avete da fare delle domande, potete scrivere nei commenti le domande che vi riguardano, che vi interessano, che quindi a cui Daniela ovviamente potrà rispondere in diretta anziché fare come avviene nella chat con un messaggio vocale oppure con un testo scritto. Quindi io lascerei il posto a te, cara Daniela. Io credo che vedrò le domande come al solito in questa specie di settore laterale sotto pubblico e Certo, appariranno lì. Va sì, bene. esatto, le domande sono lì e Ce n'è già una che è stata mandata prima che diciamo cominciasse. che l'unica cosa che forse cioè, tu non riesci
a vedere il nome, ringrazio. Certo, certamente. Io no, non vedo i vostri nomi, Sì. quindi rispondo alle domande, ma per me rimanete il nome. Esatto, piuttosto mettete il nome alla fine del... No. Ciao, sono Federico. Sì, no, però basta che nella domanda lo mettano alla fine, basta mettere il nome alla fine, no? Voglio, sì. Non Se sono... no, poi in realtà, insomma, è importante rispondere magari Comunque alle l'importante è dare risposta. domande. Allora io esco, mi metto ad ascoltare, poi lascio tutto lo spazio a te, cara Daniela. Sono Va qua bene. per qualsiasi cosa. Grazie. Se sono Buon nei lavoro. guai, ti chiamiamo ad alta voce. Bene, io sono qua a seguirli. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Bene, allora, c'è una domanda che ho visto era posta prima ancora che cominciassimo, ed era una persona che chiedeva della formazione, no? Perché ormai sappiamo che queste dirette che stiamo facendo, le stiamo facendo in collaborazione con l'Università Incordescenzia, la quale eroga una formazione per operatori ECEL, che sta per Empathic Care of the End of Life, l'accompagnamento empatico della fine della vita. E qualcuno mi chiedeva allora come si fa. Allora io suggerisco di andare a vedere sul sito dell'Università Popolare Incordescenzia, che è www.incordescenzia.it, con la T, perché è detto latino, che vuol dire la conoscenza sta nel cuore, punto eu. Ecco, lì nella home page trovate le due materie che in questo momento sono delle materie che diventano corsi di formazione per operatori, e ci trovate come prima cosa, la vedete grossa così, ECEL. Entrate lì dentro e trovate tutto quello che vi serve. Ci sono 16 moduli. Ciascun modulo sta in piedi da solo, quindi, perché sono moduli tematici, no? Quindi si cerca di affrontare e poi esaurire il tema all'interno di quel modulo. Vi sono dei moduli online, vi sono dei moduli misti, online e in presenza, e dei moduli che sono solo due, completamente in presenza. Le giornate in presenza sono tali perché è consentito, adesso in zona gialla di più, ma insomma anche in zona arancione, quando si è in zona rossa non è consentito nulla, ma li abbiamo sempre fatti in arancione, ora continuiamo in giallo, in zona gialla. I moduli, scusate, i corsi universitari per matricole, quindi il primo anno, questo è il primo anno, che abbiano aspetto di laboratorio, e assolutamente queste giornate in presenza hanno un aspetto di laboratorio. Per esempio, cerchiamo di capire come certi stati meditativi ci cambiano e possiamo vedere, utilizzando un biofeedback, cosa accade durante gli stati meditativi al nostro campo elettromagnetico del cuore, no? E quindi ci misuriamo proprio anche durante questi corsi. C'è sempre una parte che è dedicata a questo. Quindi io vi invito ad andare a vedere quella pagina. E poi, ecco, adesso se c'è ancora qualche altra domanda, adesso per il momento vedo un sacco di buonasera. Ovviamente buonasera a tutti. E se c'è qualche domanda che emerge, se voi sapete, abbiamo circa un'oretta per stare insieme. Sono, per chi è nuovo della faccenda, io sono tanatologa, la tanatologia è la scienza della morte e del morire, e ovviamente anche di tutto quello che ci sta intorno, incluso il lutto. E da qui l'idea di questo SOS per chi resta, per vedere quali strategie propone questo metodo che ho messo a punto in tutti questi anni di accompagnamento, che ho chiamato ECEL, appunto, quali strategie propone
per le persone che sono alle prese con lutti difficili, faticosi, oppure anche con lutti che hanno di faticoso il fatto di venire ad accumularsi con altri lutti precedenti che non sono mai stati elaborati a dovere, perché il nostro cervello ha questo pessimo vizio di mettere in un unico borsone, diciamo così, le nostre perdite. E badate bene, dico perdite, non dico lutti, perché i lutti sono tra le perdite più feroci che noi possiamo subire, però ce ne sono molte altre. È una perdita, per esempio, l'aver molto lavorato per un progetto che sentivamo veramente come importante per noi e quello non ce la fa, non fallisce. È una perdita l'aver potuto magari contare su un lavoro che potesse continuare fino all'età pensionabile e invece perdo questo lavoro. È una perdita perdere la casa. È una perdita perdere la propria salute, cioè quando noi ci avviciniamo ad una malattia grave, per esempio, che sia potenzialmente mortale, no? Anche questa è una perdita. Ora, tutte queste perdite per il cervello vanno sotto un'unica etichetta, no? Quindi il lutto e queste perdite risuonano insieme. Per cui quando poi succede che siamo colpiti a volte da una di queste perdite, anche piccole, no? Rispetto ad altre, tipo mi hanno rovinato la carrozzeria della macchina, può darsi che facciamo delle reazioni spropositate e finiamo poi sul giornale, no? Perché? Perché quella perdita non ha fatto altro che far risuonare tutte le altre che io non avevo mai. Che non avevo mai elaborato. Quindi è molto importante poter elaborare mano a mano che abbiamo delle perdite. Leggo qui una domanda di una signora che dice: mio marito è morto di Covid nemmeno un mese fa, mi sento arrabbiata con il mondo e non lo accetto. E certamente queste morti di Covid sono state spesso collegate ad aggravanti. Perché le persone sono o morte repentinamente, oppure sono andate in ospedale e magari il Covid lo hanno preso in ospedale, oppure sono andate in ospedale e poi sono morte da sole perché nessuno dei loro cari ha avuto il consenso, la possibilità di accompagnarli. Quindi questi sono lutti che hanno delle aggravanti, non è solo un lutto e basta, che già è già una cosa tosta. È un lutto con aggravante e quindi la rabbia è una delle reazioni normali. In realtà ce ne sono diverse, no? Poi ci sono stati tanatologi molto famosi, qualcuno dice 3, qualcuno 7, qualcuno 5, ma tutti ci mettono dentro nelle varie scale che hanno fatto, la scala del cordoglio, no? Dove cordoglio è proprio cor doleum, cioè il cuore che mi fa male, il dolore del cuore. E questo cordoglio si declina in emozioni molto forti, tra cui la rabbia. E queste emozioni, la tristezza, la rabbia, per esempio c'è il fatto di mercanteggiare anche un po', no? Quasi di poter dire fallo tornare, io prometto che farò questo, cioè, o questo soprattutto lo si fa anche quando la morte è vicina e non è ancora venuta. Comunque c'è questa non accettazione, questa è un'altalena di emozioni che in un tempo X, che per certe volte è molto breve, certe volte dura un'intera giornata, si alternano e si accavallano. Ora, non accettare. Io posso essere profondamente in disaccordo con una cosa. Ma una volta che questa cosa è accaduta, occorre che io riparta da lì, che io riparta da dove sono, dalla realtà. E l'unica via che ho è di ripartire dalla realtà. Allora, la realtà è quella per cui
Prima avevo accanto a me una persona in carne ed ossa e questa persona in carne ed ossa è sparita, non c'è più, non la vedo più. Allora, la mia visione delle cose è quanto mai legata, come chi mi segue da un po' sa, alla tradizione tibetana, ma anche molto alla fisica quantistica. La fisica quantistica ci dice che anche noi che siamo qui e sembriamo proprio vivi, istante per istante moriamo, perché non siamo un fenomeno che ha una sua durata dalla nascita alla morte. Siamo un fenomeno che è continuamente ricreato, continuamente ricreato, continuamente ricreato e che istante per istante non è mai uguale a prima. Sembra uguale a prima, questa è la grande illusione, sembra uguale a prima, ma non lo è. Ora, se soltanto noi già avessimo questa cosa in mente, incominceremmo a vedere la realtà in modo diverso, perché allora comprenderemmo che quella che noi chiamiamo morte non è che un'ennesima fase di morte del fenomeno e poi di suo ricrearsi in modo diverso. Effettivamente anche la tradizione tibetana, che è molto vicina alla visione della fisica quantistica, ci dice che il momento della morte è quello in cui non solo si sfalda il corpo, ma si sfalda anche la nostra mente ordinaria, no? Per cui se ci aggrappiamo a quella, beh, non va tanto bene, ci deve essere qualcos'altro a cui mi posso aggrappare. Siccome ogni fenomeno, anche la nostra mente ordinaria, è temporaneo e continuamente viene ricreato con l'illusione della continuità, ma non è più continuo delle vecchie pellicole, sapete? Noi vedevamo il film che dava l'illusione della continuità, ma se analizzavamo la vecchia pellicola, vedevamo che era fatta da tanti fotogrammi, quindi tanti piccoli fenomeni separati, ciascuno dei quali dava origine a quello seguente, il quale dava origine a quello seguente, quindi se sostanzialmente sembravano effettivamente molto simili, ma c'era sempre una piccola variazione. E così è anche per la nostra coscienza, per la nostra mente ordinaria e per il nostro corpo, naturalmente. Allora, che cosa succede? Che non mi posso aggrappare a questo corpo, non mi posso aggrappare a questa mente, perché entrambi a un bel momento finiscono tutte le condizioni che li tengono insieme, che tengono insieme una cosa chiamata corpo, e lo vediamo tutti i giorni, basta guardarci allo specchio, quanto cambia il nostro corpo, guardiamo la foto dell'anno scorso, guardiamo la foto di adesso. E così anche per la nostra mente, cambia continuamente. Quando ci incontriamo come questa sera, dopo questo incontro, io non sono più la stessa di prima e neanche voi, probabilmente. Ebbene, allora non possiamo attaccarci a questa mente e a questo corpo ritenendoli imperituri, perché sono molto perituri. Che cosa allora rimane? Solo ciò che non nasce può non morire. Ciò che nasce, cioè i fenomeni che, termine che viene usato dai fisici quantistici, collassano sotto nella cosiddetta realtà apparente, quella che appare ai nostri sensi, quindi il nostro corpo, la nostra mente, sono candidati a morire, ma hanno una loro vera natura che è il campo quantico. Il campo quantico è estremamente cognitivo, lo chiamano anche campo informazioni, non a caso, e siccome è un infinito potenziale, non è mai nato e dunque non può morire. Allora è molto importante, già mentre siamo in vita, imparare a sintonizzarci qualche volta su questa nostra natura di campo quantico, perché nel momento in cui avviene la morte, allora ci sarà più facile. Perché è più facile? Perché non solo pezzo dopo pezzo si disfa il corpo, ma anche ciò che compone la mente ordinaria, pezzo dopo pezzo, viene a disfarsi, a sciogliersi, a dissolversi, a mancare. E dunque, questa è una buona notizia per certi versi, perché vuol dire che quello che mi impedisce oggi di cogliere immediatamente la mia vera natura, in quel momento mi è disponibile. E questo avviene proprio a tutti gli esseri senzienti, quindi non solo tutte le persone care che muoiono, noi stessi quando moriremo, ma anche i nostri amici animali, per esempio. Dunque, alla fine,
Sappiamo che ciò che non è nato non può morire. E allora, di questa persona che è mancata, bisognerebbe incominciare a pensare che quello che è mancato, che viene a mancare, è la sua apparenza fisica e la sua mente ordinaria, dove ordinaria non vuol dire grossolana, non vuol dire volgare, ovviamente, vuol dire quella di quotidiani, tutti i giorni, ma la sua vera natura è sempre presente ed è la stessa vera natura mia. Quindi vuol dire che potenzialmente c'è uno stato dove io non sento la separazione così forte. Ok? Io non so se la persona che aveva fatto questa, aveva esposto questa sua sofferenza è ancora lì o meno. Intanto vado avanti, se mi permettete, lungo le altre domande, sperando di non saltare di palo in frasca. Allora, qui una persona mi dice: in questo momento molti non hanno potuto assistere ai funerali dei propri cari. Quanto è importante la funzione psicologica del funerale per l'elaborazione e l'accettazione di una perdita? Prima di tutto, quello che è molto importante sarebbe ancora prima, cioè il poter accompagnare, il poter stare accanto. Quello è molto importante poi per l'elaborazione di una perdita, perché sento di aver fatto tutto quello che mi era dato di fare. In queste condizioni, certamente sono molto utili le cosiddette pratiche a distanza, di cui è ricca la tanatologia tibetana. Perché? Perché non possiamo essere con i nostri cari. Essenzialmente, questo è il grosso problema che ha scatenato il Covid e ovviamente si porta presso questo non esserci anche nella ritualità del funerale. Ora apro una piccola parentesi, come dire, teorica, ma poi neanche tanto. I funerali di qualsiasi genere siano, sono sempre stati il primo momento di elaborazione di una collettività rispetto alla perdita di un membro di questa collettività. Quindi sono nati così i funerali, sono il luogo e quindi anche i funerali laici, anche i nuovi funerali, per esempio, dove le persone danno la parola a chi non c'è più, per certi versi. Si ricordano che cosa questa persona ha detto nel tal caso, cosa avrebbe detto della propria morte, ascoltano insieme una musica che a questa persona sarebbe piaciuta, e quindi c'è questa ritualità, però ecco, io qua su questo punto veramente mi sento di insistere. Se anche vi è impedito di fare il funerale, in chiesa con la bara, con eccetera, eccetera, nessuno vi impedisce di fare un funerale a casa vostra, di prendere un tempo con i vostri cari, quelli che riuscite a incontrare, magari soltanto le famose 6 persone consentite, ma va bene anche questo. E allora perché non leggere, per esempio, qualcosa che a questa persona piaceva? Perché non accendere una candela per ricordare la luce che è la vera natura di questa persona? Perché non ascoltare una musica che a questa persona sarebbe piaciuta? Non c'è bisogno che sia musica sacra, noi sappiamo anche dalla storia del jazz, no? Per esempio, che ancora oggi a New Orleans i funerali di New Orleans sono una festa del jazz, insomma adesso non credo neanche loro facciano più niente di simile, ma poi un giorno verrà, io spero, in cui torneremo a fare le cose tutti insieme. E io quindi veramente invito le persone a fare questo. Nei miei sogni di collaborazione con l'associazione Tonglen, c'è il fatto di poter avere una parte del sito e mi piacerebbe tanto farla, però per adesso non abbiamo, in questo momento non abbiamo i mezzi per poterlo fare, non abbiamo neanche i volontari capaci, bravi per poterlo fare, che sanno smanettare bene su internet, ma mi piacerebbe molto poter offrire un sito in cui una persona che alla fine della vita
per esempio, si racconta e alla sua storia accedono solo gli amici che questa persona vuole che possano accedere, per cui magari può lavorare dal suo cellulare se in ospedale, magari o a casa dal suo computer o dal tablet. E così racconta, si racconta, riceve delle risposte, delle interazioni. E poi nel momento del funerale è la stessa cosa, il potere per i cari dire che cosa magari quella persona avrebbe voluto che fosse detto. Non tanto, sapete, parlare sul morto, che spesso si fa. Ma il funerale è nato per dare la parola al morto, che non è morto. Quindi fargli dire ciò che pensa della vita, ciò che pensa della morte. E le persone care lo dovrebbero sapere che cosa ciascuno di noi pensa della vita, pensa della morte, magari anche a volte in modo scherzoso, no? Qualche volta mi è capitato. Nel fare dei funerali in questo genere, per lo più con degli amici, dei familiari, eccetera, che nel dolore tutti ridessero tantissimo perché quella persona aveva espresso in modo così umoristico il suo rapporto con la vita e con la morte. Non so se ho risposto a questa domanda sull'elaborazione e l'accettazione della perdita e il funerale. Certo, condoglianze a tutti voi che avete perso i mariti, i parenti per il Covid. Condoglianze è una bella parola che è diventata brutta, non in questo caso, sono sicura che è sincera. Perché è condoleum, cioè io mi dolgo insieme a te, io condivido il tuo dolore. Questo vuol dire io condivido il tuo dolore. Tu non sei solo nel tuo dolore, perché da qualche parte tutti siamo uno e io in questo momento condivido, prendo su di me il tuo dolore. Una persona dice che il padre è stato in coma vegetativo per 11 mesi. E l'ha accompagnato fino all'ultimo respiro. L'ha sentito di sicuro perché le persone, anche quando la mente, che abbiamo chiamato ordinaria, no? La mente concettuale, non è più in grado di interagire con l'esterno, la vera natura, quella profonda, e quella è totalmente empatica. Per cui l'amore lo sente, l'amore lo sente. Qualche volta è capitato che delle persone che hanno ricevuto un accompagnamento durante il coma, poi uscissero da questo coma, magari perché era stato indotto per la grave malattia che avevano, era stato indotto farmacologicamente e poi i medici avevano bisogno di sapere se questa persona voleva essere operata oppure preferiva, insomma, finire i suoi giorni con le cure palliative. E in questi casi, che non sono tantissimi nella mia esperienza, ma ce ne sono, è capitato che la persona per cui un gruppo di persone avevano praticato, meditato, eccetera, nel ritornare dicesse che l'aveva sentito. E questo per me parla più di 1.000 libri, insomma. Allora, mio marito mi ha detto che quando lasciare il corpo vorrà una festa. Sì, quando noi lasciamo il corpo, non abbiamo piacere di essere rispettati nelle nostre volontà. Tra l'altro, io vi ricordo che abbiamo una buona legge in Italia, la legge sulle DAT, DAT. Se voi andate a cercare online DAT, trovate questa legge che è scritta bene, tutto sommato, e 3-4 pagine leggibilissime,
invece di quelle cose mostruose tipo i DPCM che sono chilometri e chilometri di carta. Questa è una legge semplice. E poi se, vi invito ad andare un po' in giro per le associazioni. Ce n'è una che si chiama Desistenza Terapeutica, un'associazione che si chiama così e che ha messo a punto un bel esempio di modulo di DAT. Che cosa sono queste DAT? Sono le disposizioni di fine vita, disposizioni anticipate di fine vita. E quindi che cosa vogliamo per la fine della nostra vita? Chi vogliamo che sia il nostro portavoce? Adesso siamo tutelati dalla legge, quando noi le compiliamo queste date le possiamo consegnare all'ufficio del comune. Possiamo anche dopo un po' ci cambiamo idea perché quello che credevamo fosse il nostro perfetto rappresentante, ci abbiamo litigato e non lo è più, possiamo andarle a prendere, possiamo cambiarle, possiamo sostituirle. E riguardano tutta la sfera delle cure di fine vita, no? Chi parlerà per me se io non potrò più parlare? Riguardano tutta la sfera del funerale, eccetera. Ovviamente non riguardano l'eredità che è definita attraverso la legge, per quello ci va il testamento. Basta anche un testamento olografo, cioè che avete scritto a mano. Quindi anche questo è importante, di non pensare che la morte viene sempre. Questo Covid almeno questo dovrebbe avercelo insegnato. Che noi tendiamo a pensare che la morte sia una cosa che capita agli altri e che a noi capiterà fra tanto, tanto tempo, però abbiamo appena visto che non è proprio così. Quindi, utile andare a scrivere le proprie DAT, i moduli. Io trovo molto bello quello di questa associazione, ripeto il nome dell'associazione che è Desistenza Terapeutica. Il modulo di DAT è come dire, non è fisso. È un esemplare, un tentativo di scriverne uno, di dare degli spunti, così che la persona che si inoltra nello scrivere le proprie DAT non finisca per dimenticarne un pezzo, ma lo possiamo cambiare, possiamo aggiungere, togliere e così via. Allora, qui abbiamo un'altra persona che dice: dalla perdita della mamma a 3 anni, ad una perdita altrettanto improvvisa e immensa, 3 mesi fa. La mancanza è insopportabile, ho assistito al funerale, ma non riesco ad accettare. È quello che dicevo prima. Noi possiamo. Occorre sapere che il non accettare la rabbia, l'infinita tristezza sono le fasi del cordoglio. Però piano piano, piano piano, se si entra all'interno di quest'altra visione, che è molto scientifica, anche se appartiene a una tradizione molto antica, molto moderna dunque anche. Incominciamo a comprendere che questa separazione che ci fa soffrire, esiste soltanto se guardiamo l'universo dal punto in cui siamo. Se invece lo guardiamo dal punto della nostra vera natura, come parte del campo quantico, lì non esiste la separazione, perché abbiamo un'unica vera natura che è comune a tutti. Badate bene. Il campo quantico ha una particolarità, il cosiddetto entanglement, cioè l'intreccio. Ciascun punto virtuale di questo infinito campo, di quest'onda infinita, è consapevole di tutto ciò che avviene in ogni altro punto virtuale del campo. Perché dico virtuale? Perché, come vi dicevo, è un campo di potenziale, di informazione. Prima ancora della manifestazione. Allora, vuol dire che se io sintonizzo la mia mente sulla natura di campo quantico, io lì la separazione la sento meno, perché è come se avessi accesso ad uno stato in cui è più diluita, perché tende ad essere prima, a primeggiare il senso di unione rispetto al senso di separazione.
Ecco, non so se questo vi ispira un pochino o meno. Allora, ecco qui abbiamo il funerale di mio marito è stato fatto ed ero presente, ma devo dire che non lo sentivo dentro la bara. Certo, non è dentro la bara e non lo sentivo nemmeno quando è stato tumulato dopo la cremazione e non è neanche lì. Noi abbiamo bisogno di luoghi dove andare a raccoglierci, no? Quindi ecco perché c'è il rito della bara, della tomba, l'urna della cremazione messa in un dato posto. Però sono sempre di più quelli che non vogliono essere ricordati in un luogo e chiedono che le ceneri siano disperse. Per esempio, i miei genitori, mio padre antesignano voleva la dispersione delle ceneri quando la legge non era ancora pronta, in Italia non c'era ancora, invece la mia mamma voleva la dispersione delle ceneri, ma la legge c'era già, quindi lei ha fatto la sua brava domanda, aveva fatto la sua dichiarazione. Non c'erano ancora le DAT, però era sufficiente avere una dichiarazione manuale. E avevo anche la dichiarazione manuale del mio papà. Mettendo insieme queste due dichiarazioni, ho potuto riprendermi l'urna del papà, recuperare l'urna della mamma e, come loro avevano desiderato, spargerle in mare a Nizza, dove avevano fatto il loro viaggio di nozze. I miei due genitori erano due romanticoni. E allora vedete, c'è anche chi non vuole essere collegato a un luogo. Vado avanti a leggere, scusate, ogni tanto leggo e poi commento. So solo che quando stava per lasciare la vita terrena, col pensiero gli ho detto di sentirsi libero di andare, se non ce la faceva più a combattere. Non so se mi ha sentito, però è solo quello che ho potuto fare, non potendo andare in ospedale. Sì, siccome abbiamo una natura comune in cui ciascun punto virtuale conosce ciò che avviene all'altro punto, certo che sentiamo anche a distanza. Perché? Perché quando le persone sono vicine alla fine della vita, questa loro natura assoluta, chiamiamola così, no? Si palesa sempre di più. È per quello che loro hanno spesso delle visioni di premorte, no? Vedono delle cose molto luminose, oppure vedono accanto le persone, che sono già morte della loro famiglia, addirittura anche persone della famiglia che sono morte, loro non sanno che sono morte, ma le vedono in quel momento, perché sono sempre persone molto buone, perché è un modo che il loro cervello ha di tradurre ancora questo entrare in contatto con la propria vera natura, che è quella del tutto e che non può essere che buona. Perché siccome il tutto è cognitivo, non può essere cognitivo e cattivo e non può essere il tutto. Se fosse un tutto cognitivo e si desse una martellata su un piede, perché non ci sono altri piedi che il tutto, beh, allora non sarebbe cognitivo, sarebbe stupido, no? Quindi può solo essere buono. E quindi ecco, verso la fine della vita ci sono queste visioni spesso luminose che si palesano e che bisogna avere l'accortezza di non immediatamente pensare che siano delle allucinazioni, sono molto diverse dalle allucinazioni. Solo che queste cose nella psicologia occidentale non vengono spiegate, non vengono trattate, per cui si ha subito tendenza a pensare che siano il frutto di allucinazioni, appunto. Ma non è così, c'è una bella differenza fra le allucinazioni e tra l'altro uno dei temi che mi viene in mente adesso, che è uno dei temi che tratteremo insieme ad un mio amico e collega che è psichiatra, nel prossimo modulo, adesso vi dico anche quando, non nel prossimo, ma quasi, dovrebbe essere l'11 e il 12 di febbraio. Questo è un modulo online, quindi se avete piacere di iscrivervi, andate a guardarvi il www.incordescientia.eu. Homepage, Excel, e poi vedete tutti i moduli e ce n'è uno appunto che è il modulo 7
che parla proprio di questo, di come si possano distinguere le visioni di premorte dalle allucinazioni. Quindi c'è tutta una, e c'è una prima parte, per esempio, in cui cerchiamo di aiutare gli accompagnatori a capire, quando entrano in una famiglia, se tutta quella agitazione, quei comportamenti strani che vedono sono effettivamente imputabili, come quasi sempre, alla morte, ma certe volte sono imputabili anche proprio a dei problemi psichiatrici o psichici che possono esserci nella famiglia, e loro devono fare attenzione, perché loro sono totalmente disponibili, e dunque è bene insomma conoscere anche questi, questi aspetti. Un'altra domanda, è appena accennato che dovremmo lasciare la parola al defunto, quindi in qualche modo tutti noi dovremmo lasciare più che un lascito materiale, un lascito scritto, sarebbe meraviglioso, del nostro pensiero su questa vita per aiutare chi lasciamo. Come sarebbe bello se tutti sapessimo di doverlo fare. Mio nonno l'ha fatto con noi tre nipoti e con le sue quattro figlie e con i quattro generi. Ha scritto tre lettere per i quattro generi, per le quattro figlie e per i tre nipoti. E devo dirvi che spesso, quando viene Natale, adesso gli zii non ci sono più, sono tutti mancati, la generazione della mia mamma, non c'è più nessuno ovviamente, però noi tre cugini ci siamo ancora e ci incontriamo a Natale, la famiglia si riunisce e devo dirvi che spesso ci viene voglia di rileggere insieme la lettera meravigliosa del nonno, che ci ha accompagnati tutta la vita. Il nonno ha distillato tutta la sua saggezza, quello che aveva capito della vita, e l'ha scritto in questa lettera. E potrei raccontarvi la storia di un padre che ho accompagnato, è stato un padre molto normativo, no? Con il figlio, con cui aveva un rapporto un po' teso, un po' difficile, il figlio era solo adolescente e lui stava andandosene via. E quando gli dissi che sarebbe stato bene che lui lasciasse questo, perché lui era molto preoccupato di lasciare questo figlio giovane, un po' ribelle, e gli ho detto perché non gli scrivi qualcosa? Nei momenti difficili gli sarà di aiuto, no? Una cosa che rimane con lui, non che viene letta necessariamente forte al funerale, cioè una cosa solo tua per lui. E lui, poverino, mi ricordo che chiese che gli fosse tolta la morfina perché aveva la mente un po' troppo annebbiata e voleva essere lucido per scrivere, no? E quindi con grande fatica e con sofferenza scrisse una lettera e poi mi disse, dopo si riprese, si fece riaggiustare la dose di morfina dal medico e poi mi disse, guarda, io ho scritto questa cosa e mi chiese di leggerla. Io la presi in mano. Incominciai a leggere, poi lo guardai e dissi: No, ma ti rendi conto che cosa gli stai dicendo? E dice: Sì, gli faccio raccomandazioni per il successo nella vita, tipo non vestirti così da barbone come stai facendo, ma mettiti la cravatta e la camicia quando vai a un colloquio di lavoro. Io gli dissi: Ma scusami, se tu dovessi morire adesso, che cosa gli diressi? Gli diresti? E lui rimase un attimo interdetto, poi mi disse: Gli direi che gli voglio bene, dico bene, allora quello scrivi quello, non tutte le cose normative, scrivi quello, e quello è, credo, la cosa importante. Quell'uomo di nuovo si sottopose ad un'altra diminuzione della dose di morfina, poverino, e scrisse una lettera bellissima, bellissima al figlio, che io credo abbia aiutato e ancora aiuti questo figlio che oggi è un giovane adulto a vivere e a superare i momenti della sua vita che sono stati tanti, i momenti difficili sono stati tanti. Ecco, volevo raccontarvi un po' questa cosa. Mio marito è morto il 19 gennaio, alle volte mi sembra sia passato molto tempo, alle volte che sia successo il giorno prima. Sì. Fa parte di questa strana, di questo strano elastico temporale che si manifesta quando
quando siamo in lutto. Il mio papà è morto 29 anni fa, tanto, ma e l'ho veramente elaborato il lutto. Però mio papà abitava al quarto piano di una via di Torino e qualche volta mi succede ancora di passare da quelle parti per andare a fare qualche commissione e di mettere la macchina sotto gli alberi che c'erano proprio di fronte alla sua casa, c'era una piazza e gli alberi. Di mettere la macchina lì e lì poi vado a farmi la mia commissione, eccetera. Quando però devo risalire in macchina, c'è una cosa buffa che accade, sembra quasi che io non possa fare a meno di girare la testa in su e guardare al quarto piano, che era quello che facevo sempre quando venivo via dalla casa dei miei genitori, prendevo la macchina e poi sempre guardavo in su perché vedevo sempre il mio papà, che ormai era malato, in pigiama con la vestaglia dietro i vetri. Che mi faceva così e poi mi faceva, come dire, vai piano, guida piano. E lo so che è una cosa buffa, però l'accetto, l'accolgo, fa parte di questo elastico temporale in cui in questo momento sono consapevole che sono passati tutti questi anni e poi ho dei momenti in cui ritornano anche delle onde di emozione, dei momenti belli. Che abbiamo passato insieme e questi momenti belli sono un patrimonio che nessuno vi potrà toccare. È successo anche a me da quando ci ha lasciato, l'ho subito pensato altrove. Sì, io voglio che le mie ceneri siano disperse. Bene, però bisogna scriverlo questo. Le date, mi raccomando, fatele queste date. Ci sono molte persone che pensano che basti parlare delle cose, no? Voglio che le mie ceneri siano disperse, ma non accadrà se voi non l'avete scritto, se non l'avete messo giù per iscritto da qualche parte. Altrimenti cosa succede? Che se i vostri eredi, diciamo così, se ne avete, uno di loro decide che no, che vi vuole nel cimitero di famiglia, non può avere luogo la cremazione, capite? Mettete anche in difficoltà a volte i rapporti già tesi alla fine della vita di qualcuno, dei familiari, a volte la gente è stanca, è molto reattiva, molto risponde magari un po' male perché sono provati, no? E allora se voi invece lasciate tutto chiaro e limpido, il problema non c'è, sarà fatta la vostra volontà. Ah, i libri di Elisabeth Kubler-Ross mi hanno illuminata, sì, ci credo. Elisabeth Kubler-Ross è stata un po' la fondatrice della tanatologia moderna ed è meravigliosa. Anche lei viene da una prima esperienza di immensa sofferenza. Sapete come è nata la sua esperienza di tanatologa? È nata perché dopo la guerra lei era volontaria nella Croce Rossa e l'hanno mandata a Madianek, uno dei campi di concentramento dei bambini. E mentre era lì a Madianek si è accorta che non c'era una parete, una porta in cui i bambini, anche con le unghie o con una pietruzza, non avessero disegnato bozzoli e farfalle. Bozzoli e farfalle. Com'è a dire che loro avevano capito che cosa sarebbe accaduto. E questa cosa l'ha profondamente toccata. Lei ha lavorato molto nella sua vita con i bambini. Le cose che ha scritto sulla la morte dei bambini sono meravigliose. Vedo qualcuno che mi dice ciao Dani, un abbraccio, però non so chi è perché Facebook user è tutto quello che vedo dei vostri nomi, ahimè. Allora. Un'altra persona dice, ma se si ha il dono di una forte fede in Dio e si crede nell'immortalità dell'anima, il lutto si supera più facilmente. Crediamo che la persona cara vive, ci è vicino e spiritualmente lo sentiamo. Se si ha il dono della fede, la fede è giusto appunto un dono. Tutte le fedi sono tutte diverse, hanno molti punti in comune. Ma la maggior parte delle persone che io incontro
magari anche se sono battezzate o anche se sono, come dire, appartengono all'ebraismo piuttosto che all'Islam, poi non hanno tutta questa fede. Quando viene il momento della morte, hanno soprattutto tanti dubbi e quindi io sono molto felice di poterle accompagnare comunque in un modo laico che è talmente universale che quando incontro qualcuno che ha invece una fede, colora della sua fede, che è la sua resilienza, è un suo tu, colora di quello l'accompagnamento e ha tutto il diritto di farlo. Quindi non, in questo accompagnamento non si forza mai nessuno ad abbracciare qualcosa di lontano dal suo comprendere. Anche quando si accompagna qualcuno alla fine della vita, hanno già sufficientemente gatte da pelare. Non mi sembra il caso che sia utile aggiungere altre cose. Invece parto da quello che per loro è più familiare, no? Quindi se hanno una forte convinzione religiosa, bene, è un punto a favore, quale che sia la religione. E quindi cerco di accompagnare il più possibile cristianamente il cristiano, ebraicamente l'ebreo e così via. Ma la maggior parte delle persone che incontro sono predominantemente laiche. Allora, Daniela, lei è credente in Dio? Allora, io A me non piace avere delle etichette. È un po' come un grande esempio per me in questo caso è Einstein che scappa dall'Europa, arriva in America e nel foglio di entrata nel paese c'è scritto razza e lui scrive umana. E di conseguenza io anche sto molto lontana da tutti gli ismi, no? O gli esimi, l'ebraismo, il cristianesimo, il buddismo. Non è, come dire, ritengo che sia una parte solo mia, intima, come io chiamo ciò in cui credo o come non lo chiamo. E quindi proprio perché non mi piace avere delle etichette, non averle mi consente anche di poter aiutare tutti. E quindi così rispondo a questa domanda. È possibile che i nostri cari comunichino con noi tramite i sogni? Chi lo sa? Chi lo sa? Non siamo dall'altra parte. Si può immaginare che morto il corpo, morta la mente ordinaria, ricostruitasi, perché, ahimè, ha fatto il bagno nel tutto, nell'assoluto, però non è riuscita in qualche modo a rimanerci, quindi si ricostruisce perché tutte le forze che l'hanno precedentemente generata ripartono, sono come tante frecce che noi abbiamo scoccato dall'arco durante la vita e queste da qualche parte devono andare, quindi a parte la sospensione della morte, queste frecce che possiamo chiamare anche il karma, sono state scoccate, quindi a questo punto da qualche parte devono andare in qualche cosa, diventano concausa di questo qualcosa. E questo qualcosa può essere effettivamente una coscienza simile, non uguale, molto simile a quella di prima, ma senza un corpo in quel momento. Quindi si sentirà attratta forse verso altri corpi o verso altre forme di rinascita, anche rinascite che non hanno necessariamente un corpo materiale, chi lo sa. Nel buddismo, per esempio, così è spiegata la cosa. Almeno nei primi tempi possiamo immaginare che sì, che ci sia un legame. Poi io dico sempre non alimentiamolo, però, cioè
siamo le levatrici dei nostri cari dall'altra parte, qualsiasi sia il modo in cui voi chiamate quest'altra parte, no? Facciamoli nascere dall'altra parte e poi un viatico, no? La benedizione. Il viatico vuol dire ciò che viene via, che ti accompagna sulla via, ma cioè, io eviterei di cercare di farli tornare, di immaginare. Io, per esempio, non userei mai la medianicità in questo senso. Non ho nulla, contro i medium, ma per rispetto di chi se n'è andato. E certo, può essere anche i sogni sono strani, perché a volte sono sogni, proprio solo sogni, e a volte sono segni, sono un cambio di lettera. Spesso noi sentiamo però la differenza e lo sappiamo se sono segni o se sono sogni. Dunque, questa persona dice: credo occorra molto lavoro per riuscire ad elevare la nostra visione in ambito quantico. Beh, come vedete, stiamo chiacchierando di questo in una sera qualsiasi. Una volta non avremmo potuto, sarebbe stato troppo difficile per tutti seguire un discorso così, ma oggi invece, sta cambiando il paradigma dell'umanità intera e quindi possiamo parlare di queste cose. Mi è capitato di scrivere qualcosa come mi venisse dettato da questa cara persona appena mancata e mi chiedo se sia davvero così oppure sia solo frutto della mia mente per autoconsolarmi. È un po' la storia dei sogni e dei segni, questa. Sarebbe, non lo so, i medium potrebbero dire, potrebbe essere un caso di scrittura automatica. Io preferisco dire che siccome siamo uno, tutti nella natura assoluta, quando per esempio noi siamo molto ispirati o grazie alla meditazione, alcuni grazie alla preghiera, saliamo, diciamo così, da goccioline a oceano. La goccia è sempre dentro l'oceano, ma non sa di esserci. Ma c'è un momento in cui è ispirata e si accorge che forse non è una goccia, forse è l'oceano. Quando tocchiamo questa coscienza oceanica, lì non c'è separazione e quindi chi lo sa che cosa si materializza sotto la nostra mano, nella nostra mente mentre dormiamo? Certi pensieri a volte che compaiono mentre abbiamo la mente quieta e anche relativamente priva di pensieri nella meditazione, all'improvviso emergono delle intuizioni. Pensate alle intuizioni, adesso mi allontano un attimo dal caso del lutto, ma perché penso che l'esempio possa essere di aiuto. Pensate ai geni che hanno le intuizioni, no? Già, quello là che insomma gli casca la mela in testa, Newton scopre un sacco di roba. Ci sono delle intuizioni che avvengono come? Perché avvengono queste intuizioni? A volte ci sono intuizioni che sono nate di notte e la notte porta consiglio, appunto. Ha portato così bene consiglio che al mattino ci si è svegliati con un'intuizione fantastica. Poi magari era anche un'intuizione a puntate, per cui la notte dopo uno ha sognato l'altro pezzo, la terza notte il terzo pezzo. Ecco perché dico sogni o segni. E quindi quando noi siamo in uno stato mentale particolarmente alto, che possiamo raggiungere in stato di veglia, così come in stato di sogno o anche in stato di sonno senza sogni, e beh, lì possiamo effettivamente cogliere cose che altrimenti non cogliamo. Ecco perché nell'accompagnamento empatico della fine della vita gli accompagnatori hanno da addestrarsi in un percorso meditativo molto serio, perché è uno dei modi attraverso i quali ricevono, non telepaticamente, empaticamente, poi vediamo la differenza fra i due, ricevono informazioni dalla persona che hanno davanti, che magari non parla più, oppure in questa società multietnica parla un'altra lingua e quindi non si capirebbero. La differenza fra empatia e telepatia, di telepatia non mi intendo,
comunque significa che un pensiero fatto da uno viene captato da un altro, ok? Ma l'empatia invece è quella che ricerco, è la capacità di cogliere lo stato dell'altro. I nostri accompagnatori, in qualche modo, obbediscono all'idea, se vuoi che l'altro muoia in pace, sii tu stesso pace. E quindi si addestrano a trovare questo stato quieto, di pace, in cui quindi affiorano molte, si è molto meno disturbati, possono affiorare e arrivare delle informazioni che altrimenti non avremmo, siamo meno oscurati e poi non solo a toccare questo stato di pace, ma si addestrano soprattutto a mantenerlo anche nel caos che c'è intorno alla morte di qualcuno, perché intorno c'è agitazione, c'è tristezza, c'è pianto, spesso c'è rabbia, spesso ci sono litigi anche, conflitti, no? E quindi diventare questo portatore di pace sapendo che il morente è proprio perché è morente, molto empatico, per cui se io divento pace, lui ha qualche chance di morire in pace, insomma. Questo è un po' quello che facciamo nel nostro addestramento. Ancora qualche domanda. Ho fatto richiesta per donare gli organi, sono iscritta all'AIDO. Ok, bene. L'importante è sapere quando ci si iscrive alla donazione degli organi, l'importante è avere tutte le informazioni. Sapere, per esempio, che buona parte dei prelievi vengono fatti a cuore battente, perché l'Occidente ha una sua convinzione, che è quella che la morte cerebrale sia sufficiente a decretare che siamo morti, e quindi poi se il cuore batte ancora, non ha importanza. Per l'Oriente le cose sono un po' diverse. Allora, l'Oriente appoggia la donazione degli organi, ma solo se la persona è completamente informata. E qui non siamo completamente informati. Perché? Perché immaginate che quindi voi insomma, la vostra mente ordinaria si dissolve nel momento della morte, effettivamente quando il cervello smette di funzionare, però un attimo dopo abbiamo detto, se ha l'esperienza della natura assoluta, però se non la riconosce perché è molto veloce, non sa prolungarla, non sa rimanere e quindi poi riparte con tutte le frecce che sono state lanciate dall'arco durante la vita, che ricreano una sorta di altro corpo che però è ancora manchevole della forma fisica, una forma, come dire, energetica. Bene, come sarà contenta questa coscienza nello scoprire che l'hanno gabbata, e cioè che il suo cuore batte ancora, ma le stanno prelevando gli organi? Non sarà contenta. Se invece lo ha scelto, perché lo ha scelto con questa cognizione di causa, è straordinaria. Sarà felice, sarà nella compassione, sarà nella donazione di sé. Se invece si accorge che l'hanno gabbata, allora sarà molto, molto arrabbiata. E una coscienza molto, molto arrabbiata, siccome non ha ostacoli fisici, no? Quindi tutto quello che prova, le emozioni che prova, immediatamente diventano la sua realtà ed eccola dunque piombare in un inferno di rabbia, solo per quello. Quindi benissimo, informiamoci però bene. Bisogna sapere, infatti insisto molto su questa parte e non sono molto, molto felice delle campagne per le donazioni degli organi, perché questa cosa non viene detta per paura di non avere organi, no? Quindi, ma non è corretto sostanzialmente. Grazie, ho scritto il mio testamento biologico, eppure le mie volontà e il mio testamento già fatto. Perdendo il mio marito, ho perso tutto. Ho provveduto. Sì, ha fatto benissimo a scrivere tutto questo, sapendo che poi nel tempo queste cose possono cambiare, quindi va bene
di avere la possibilità di cambiarle, no? Perché le nostre relazioni cambiano, la nostra vita cambia, incontriamo delle altre persone, delle persone nuove, oppure ci appassioniamo a una causa che poi vogliamo che continui magari in nome nostro e così via. Io parlo sempre al mio compagno, so che mi è sempre vicino, è difficile non vedere, sentire, toccare. Noi domani siamo abituati a questo, certo, ma ho imparato che l'amore non finisce mai, si trasforma e c'è sempre, certo, certamente. L'importante è che questo parlare al compagno non sia un modo per trattenere, bisogna essere le levatrici dei nostri cari. Io credo che aiutare a fare l'accompagnamento alla morte è un grandissimo privilegio, si dice più di quello che si dà, assolutamente d'accordo. L'associazione Tong Glen si chiama Tong Glen, che in tibetano vuol dire dare e ricevere, dare e congiunzione, ricevere. E qualche volta a me viene da scrivere dare è voce del verbo essere con l'accento, ricevere. Se il sogno si avvera, come si può dubitare? E beh, in quel caso, se il sogno si avvera, era segno e non era sogno. Buonasera, ho perso il mio amatissimo compagno un anno fa, il giorno di Natale. I suoi ultimi giorni di vita ero devastata, anche se cercavo di essere positiva con lui. Fino alla fine speravo in un miracolo che purtroppo non è avvenuto. E gli ultimi istanti, purtroppo, non ero con lui a tenergli la mano perché ero al telefono con la guardia medica in un'altra stanza, perché speravo di poterlo salvare e non me lo perdono di non essergli stata accanto gli ultimi istanti. Ah, qui credo di poter essere di aiuto. C'è una cosa che le persone non sanno, che l'87% dei malati terminali super accuditi, guarda caso, muoiono mentre si ha il telefono per la guardia medica, si va a fare la pipì, ci si appisola perché è la quarta notte che si passa svegli, ci si appisola ai piedi del letto, eccetera. Allora, perché c'è questa percentuale così alta? Sto parlando dei malati che sono accuditi in modo esemplare. Io ho una mia spiegazione, ve la do, poi voi fate quello che volete. Quando ho partorito mia figlia, io sono stata molto vicina alla morte e mi ricordo che c'era una del personale che mi diceva con gli occhi proprio della tristezza, no? Signora, la vuole vedere la bambina? E io che ero molto vicino alla morte, super empatica, sentivo anche il resto, perché se non la vede adesso, magari poi non la vede neanche più. E mi ricordo che con un filo di voce, dopo aver pensato un po', ho detto no. E questi improvvisamente mi hanno guardato con l'aria dei reprobi, no? Con gli occhi da rimprovero, ma questa qua, ma insomma, ma si rende conto che magari non dura tanto e non vede, non vuole neanche vederla la bambina. Ma quello che loro non sapevano era che da dentro mi rendevo conto che la gioia di vederla sarebbe stata così forte e io ero come sul pelo della lama del rasoio. Sarebbe bastato quella per buttarmi dall'altra parte. Allora mi sembrava che se avessi potuto rimanere in quella precaria stabilità in cui ero, forse avrei potuto dare a questa bambina una mamma e non fare un'orfanella giusto all'inizio. Per cui ho capito da quell'esperienza, quello che ho capito è che quando siamo vicini alla morte, anche la presenza delle persone che più amiamo, i sentimenti d'amore più intensi, diventano difficili da vivere e da gestire. E allora ho incominciato a spiegarmi perché così tanta gente quasi sembra cogliere l'istante quando noi siamo, noi le persone a loro più care, siamo un attimo lontani al telefono, di solito al telefono, in bagno, al telefono per chiedere aiuto, di solito al telefono, in bagno e lì con loro, ma assopiti. Spero
Spero di avere dato a questa persona un'altra visione dall'esperienza di che cosa è accaduto. Non c'è nulla di cui perdonarsi o castigarsi. Io misi un biglietto nella tasca di mamma, nella sua ultima dimora terrena, del suo ultimo viaggio. Tante persone chiedono anche di essere seppellite con una foto di un loro caro che non c'è più, una figura religiosa, una poesia che a loro è piaciuta tanto, no? Quindi mia madre è morta in modo atroce da sola, completamente sola in ospedale. Eh sì. Guarda, io quello che trovo straordinario nella tanatologia tibetana sono queste pratiche di accompagnamento da lontano che si fondano sul fatto che esiste un livello quantico dove la comunicazione può avvenire. E queste più sono diffuse, io credo, e più la gente si sentirebbe al sicuro per certi versi, o comunque ancora capace di aiutare, no? I lutti di questo Covid, che sono tutti, quasi tutti, terrificanti, perché c'è stata questa separazione, no? Nel momento in cui avremmo invece voluto essere uniti e vicini, sono dei lutti molto gravi. Io non so neanche quando questa società riuscirà a guarirli, questi lutti, perché sono tantissimi, tantissimi, tantissimi. In questo anno, sì, un anno ormai, a me sembra di non aver accompagnato quasi niente altro. Quasi niente altro. E si soffre molto per questo, certo. Ok, una persona che deve andare. Che ore sono? Sono già le 22:47, ragazzi, dovremmo smettere anche noi. C'è quest'ultima, diciamo un'ultima domanda. Dunque, Gunther von Hagens, plastinizza il corpo di persone religiose che hanno offerto il proprio corpo a tale scopo, molto criticato inizialmente, accusato di mettere in mondo, ma lei cosa ne pensa? Io non ne penso niente. Non ne penso niente. L'arte è arte, non obbedisce a nessun criterio, qualche volta. Noi possiamo trovarla anche di cattivo gusto, qualche volta invece possiamo trovarla sublime, dunque davvero no, non ne penso molto. Se queste persone l'hanno voluto, voglio dire, un altro vuole essere cremato, un altro vuole essere plastinizzato, alla fine noi sappiamo che in quel corpo non c'è più un essere, quindi è un vestito vuoto. Direi che possiamo fermarci qua, Anna, cosa dici? Eccoci Daniela, sì, infatti direi che è stata un'altra bella diretta molto, molto serrata, piena di Sì, contenuti, di sono informazioni. sempre molto ricche queste dirette. Un'ultima persona che dice che gli dispiace non essersi iscritta alla mia scuola, ma la scuola è sempre aperta, si può salire a bordo in qualsiasi Qualsiasi momento, momento. quindi non è un problema. Sì, sicuramente è di grande aiuto. Io sai che sono coi tempi molto molto stretti, ma mi piacerebbe anche, cioè, continuare ad arricchirmi di esperienze, sai come sono fatta io, cioè, Senti, fino all'ultimo magari verrà momento. un momento in cui sarai un pochino più Fino debole. all'ultimo momento con un libro in mano. Io dico sempre, spero che la morte mi colga con un libro in mano. Ecco. E magari mi addormento con un libro in mano. Ecco. E si va via così, e via. Staremo a vedere cosa succederà. Allora, cara Daniela, Allora, grazie intanto a tutti quanti di esserci stati e grazie ad Anna, come sempre. Anna, se puoi mettere il link a SOS per metto il link della chat, sì. te, magari Lo metto io confermare. adesso per chi non lo sa, glielo rimettiamo di nuovo così si possono entrare nella chat automaticamente e fare le domande. Quindi lì ci sono il posto delle domande tardive. No, io non tutti i giorni posso rispondere di solito. Allora, l'unica cosa che chiedo sempre è una regola della chat. Voi scrivete.
E io mi riservo la possibilità di fare delle risposte orali, perché se devo ascoltare i vostri orali mi dispero, mentre sono molto veloce a leggere i vostri scritti e lo posso fare anche magari quando sono in situazioni in cui sotto banco posso leggere le Poi la risposta con il vocale, anche questa non sembra, ma agevola e molto. io faccio la risposta spesso con il vocale, sì, perché ho poco tempo e cerco, e a volte le domande sono tante. Quindi voi scrivete e io parlo. Benissimo. Allora, Daniela cara, noi ritorneremo il prossimo mese. Sì, incontriamoci magari stavolta di definirlo un po' con anticipo per non dirlo alle persone 2 giorni prima. No, dobbiamo solamente capire anche gli spostamenti, se si rimane in Italia o se si va fuori. Ecco. Per me non è ancora chiaro per niente, devo Ah, dire. va bene. Allora, mettiamo già subito una data, allora. Sì, vabbè, Mettiamo vediamo. subito una data. No, ma possiamo mettere una data e poi eventualmente se è un problema la spostiamo. Va bene. Più che Perfetto. la data, sai, sarebbe carino che potessimo mettere un altro orario, ma forse è difficile perché se sono in India io avrò 4 ore e mezza di scarto, sono Beh, tanto. allora ci organizziamo, secondo sei in India ci Non organizziamo. so di che utilità posso esservi se per me sono le 2 del mattino. No, ma ascolta, non ti preoccupare, troviamo un modo. Troviamo un modo per farlo, non ti preoccupare. Ok, Va bene. bene, ciao, Allora, buonanotte a tutti. grazie a tutti, Grazie. allora al prossimo mese, grazie Daniela. Grazie a E te. io vi do appuntamento invece, cari amici, a domani sera perché c'è Bernard Roult con noi. Il cugino di Anne Givaudan, Daniela, te l'avevo detto, non so che c'è, Ho letto che è in programma. Bernard, esatto. Domani sera nel salotto di Anna con Bernard, parleremo di tanti argomenti, ovviamente legati ai suoi percorsi, e io vi aspetto numerosi come sempre. Grazie a tutti, Daniela cara, un abbraccio, Notte, ciao. presto, presto.